Allora, torniamo in diretta. Sono le 21, mi hanno ostruito l'orologio stasera. Ci sono le gambe troppo lunghe del geometra Pietro Palermo. 9:24, sono le 21:24 del 17, siamo in diretta su Stasera Con. Benvenuto a Pietro Palermo, che ho già citato, citando le gambe lunghe. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Francesco Specchiale, buonasera, grazie di essere qui con noi. Pippo Piccolo, buonasera anche a te di essere qui con noi. Cercherò di non storpiare i nomi stasera, io Piccolo. Benvenuti, bentrovati. Ecco, abbiamo disturbato questi tre personaggi che indubbiamente rappresentano un po', nel mio vedere naturalmente, d'altra parte in questa trasmissione posso anche permettermi di non passare dai comitati di redazione, diciamo, quindi Piccolo, perché mi guardi così? Perché è così? Perché diciamo. Hanno sentito comitati. No, ma infatti non ho comitati, grazie a Dio, per cui decido io l'umore, la coloritura delle scalette, diciamo, e i personaggi che più. E io ritengo non che per fare... Non sei intero diretto, eh? No, assolutissimamente mai, nessuno potrebbe dirlo di me, diciamo. Ma dopo una lunga storia come la mia è un po' difficile. Allora, abbiamo disturbato questi tre autorevoli professionisti, ognuno per le proprie specificità, mi interessa poco che cosa svolgono, ma certamente sono persone che conoscono, seguono, attenzionano l'attività politica amministrativa della città di Gran Michele. Specchiale e Piccolo sono stati un anno fa candidati anche a sindaco, Pietro Palermo è stato presidente del consiglio, è stato tante volte assessore, oggi è semplice consigliere comunale, però voglio dire è un po' la memoria storica di questi ultimi 20 anni di vita amministrativa della città di Gran Michele. Io credo che chi più di lui potrebbe appunto conoscere tutti i percorsi per quello che è oggi. L'avvocato Specchiale è uno molto attento a tutta l'attività, altre volte ce ne siamo occupati, attività amministrativa, non tanto politica, attività amministrativa che si svolge all'interno del Palazzo Comunale della città di Gran Michele. Pippo Piccolo invece è un po' più defilato, diciamo, ecco, è un po' più vicino alla formazione di gruppi consiliari, a un percorso politico che pian piano vediamo stasera se riusciamo a scoprire dove pensa di arrivare, diciamo. Ho sbagliato su questo? No. Essere defilato? No, essere in stand-by. Ma stai facendo politica, perché so che sei dentro un comitato partitico, diciamo, no? Un'associazione partitica. No, io faccio politica perché sono stati eletti due consiglieri comunali. E questo voglio dire. Con la mia lista, e giustamente nell'attività quotidiana o comunque nell'occasione dei consigli comunali ne parliamo insieme. Quindi stabiliamo insieme. Segui l'attività politica amministrativa della città di Gran Michele? Seguo quella attuale. Dottore Specchiale la segue. Pietro Palermo, torto collo, siccome è consigliere comunale, ahimè, deve seguirla necessariamente. Non puoi. Quindi ho azzeccato con questi tre personaggi, grazie di essere qui. Senti, diamo una valutazione, da chi cominciamo? No, Pippo Piccolo. L'avvocato Specchiale abbiamo sentito, credo un mese fa, un mese e mezzo fa, una cosa del genere, quando avevate vinto quel ricorso. Come andava a finire questi 3.000 euro che l'hanno dati poi? No, ancora no. Ancora no. Ma li aspetta, diciamo, poi magari possono. A chi? Ah, grazie, non mi accorgo che non ci abbia bisogno di questo. Pippo Piccolo, allora facciamo questa una valutazione serena, sincera, come cittadino, ma anche con le responsabilità di un movimento politico che è rappresentato in consiglio comunale. Allora, io non credo che sia. Non sono in condizione di dare un voto. Ecco, se dovessi dare una valutazione, esprimere la valutazione in termini numerici. Che brutto fare le pagelle, però non è questa l'intenzione. Non era questa l'intenzione. No, magari poi alla fine vediamo un pochettino. Io credo che Gran Michele, facciamo una media dei tre, vediamo un pochettino cosa esce. Io credo che Gran Michele, dopo un po' di anni di stand-by, un po' di anni in cui alcune cose erano state tenute ferme, aveva bisogno di una forte azione di rilancio.
E per la verità un po' tutti i programmi, il mio particolarmente, ma quello di Francesco Speciale, ma anche quello degli altri candidati, erano abbastanza nutriti, abbastanza, come dire, anche sotto questo aspetto motivati. Però, come dire, quello di 5 Stelle, io ricordo un comizio una sera, c'era un consigliere comunale che spiegava il suo programma e man mano che lo spiegava faceva cadere i fogli che contenevano i punti programmatici. Quindi da un punto di vista delle intenzioni, magari c'erano buone intenzioni. Dal punto di vista invece della realizzazione, io credo che Gran Michele sia rimasta indietro, sia rimasta fortemente indietro. Come non citare il ruolo che Gran Michele aveva avuto negli ultimi anni nel circondario, nel distretto di Caltagirone? Un ruolo che Gran Michele ha perso completamente. Adesso so che il sindaco di Gran Michele è nel consiglio d'amministrazione di Calatambiente, ma io non so con quale ruolo e con quale possibilità, no, di determinare il futuro, il ruolo, la politica di Calatambiente. Gran Michele era presente nell'Agenzia Sviluppo Integrato, era presente nei GAL, e come dire, lì e in quei luoghi determinava anche la politica, determinava azioni di sviluppo, proponeva e anche qualche volta è stato anche in grado di portare delle risorse finanziarie all'interno delle città, sostenendo la città e risorse a fini pubblici, ma anche sostenendo le imprese che dentro queste strutture, questi strumenti erano presenti e hanno ottenuto. Io credo che Gran Michele abbia bisogno ancora di tanto. Siamo qui ad aspettare che arrivi. Io ti sostengo una cosa: la politica è un mestiere che non è poi fatto solo per politici, è un mestiere fatto per persone di buona volontà, è un mestiere che si può imparare. Un anno è passato, vediamo, diamogli ancora un po' di tempo. Può essere che lì dove l'amministrazione è stata insufficiente possa recuperare e dare alla città quello che la città si aspetta, perché ancora la gente aspetta molto. Quindi mi riservo di dare il voto nel corso della trasmissione. No, quella alla fine poi magari, ho detto facciamo una media, dai, no, non possiamo giocare con le cose. Io credo che stasera dobbiamo cercare di evidenziare quella che è la città. Al di là di tutti i sofismi, no? Della politica, per quanto mi riguarda, com'è percepita. Cioè, c'è stato Mario Draghi l'altro ieri che ha detto, avvocato Speciale, che la crisi in Europa è passata. Detta a noi poveri cristi, la cosa ci sembra inverosimile. Quindi dal suo osservatorio probabilmente tecnico riesce, però nella pratica, nei fatti che toccano la carne dei cittadini europei o italiani o siciliani, la fattispecie, una battuta del genere, ha detto vabbè, forse viviamo in un mondo diverso. Diciamo che in questo momento la Sicilia è la peggio messa, perché se vediamo anche il PIL del Nord Italia comunque cresce, poi abbiamo... Però è anche vero, avvocato Speciale, che in Sicilia la cosiddetta crisi è arrivata molto dopo rispetto al Nord, eh? Sì, però questo, il nord diciamo, ne sta uscendo, noi, invece siamo tutt'oggi in piena crisi e ne paghiamo economica e politica. Una delle ragioni per cui costa tantissimo poi alla città quando il politico impara a fare il politico, perché come dice Pippo si può diventare politici, si impara poi la politica. Però quando si viene eletti e si impara dopo, il guaio è che a farne le spese poi è la città. Noi abbiamo anche come movimento, ancora prima di presentare la prima volta la mia candidatura e comunque di proporci alla città, abbiamo studiato tanto per questo motivo, per presentare poi dei programmi che fossero realizzabili e, diciamo, e che dessero quel quid pluris alla città, quel qualcosa in più per poter dare un apporto, diciamo, non per farla uscire magari soltanto dalla crisi, ma siamo stati sempre noi molto ottimisti sulle cose che può fare un sindaco. In quest'anno, ritornando all'amministrazione di Gran Michele, si è fatto pochissimo,
però che si sarebbe fatto pochissimo, io onestamente lo presumevo già dal programma, perché non dissento un po' con quanto diceva Pippo a proposito, dice, del programma, vabbè, bene o male il programma comunque conteneva degli elementi. No, conteneva degli elementi che facevano parte di un brand, quello del Movimento 5 Stelle, ripreso in tutto il territorio nazionale, e in cui su Gran Michele non si era studiato nulla, non c'è stato un programma su Gran Michele. Il programma di Gran Michele è identico a quello che è stato presentato a Livorno, a Genova, in tutte le altre città. Per questo abbiamo a volte anche, diciamo, sorriso a fronte di alcune proposte che ci sono sembrate proprio fuori luogo anche rispetto alla realtà, perché poi se presenti un programma, al di là poi anche dei dati di bilancio, al di là, ma lo devi calare sulla tua realtà economica. Non c'è un programma che va bene ovunque. Il Movimento 5 Stelle, no, ma lo dico questo a livello nazionale, non fa questo, presenta un programma e lo declina poi per tutte le città. Quindi onestamente su questo c'era secondo me da aspettarselo, leggendo un programma che in sé contiene poco. In questo poi scontiamo anche una poca esperienza da parte degli amministratori che oggi ci amministrano, e quindi poi così un po' il guaio è fatto. Dall'altro canto, ad onor del vero, però dal canto loro gli do atto di una grandissima volontà, di un grandissimo entusiasmo. Sono riusciti in tante iniziative anche a coinvolgere la città su alcune iniziative. Manca però la prospettiva complessiva, perché qua il motivo per cui poi alla fine Gran Michele muore è questo, cioè ci possiamo mettere tutto l'entusiasmo che vogliamo, ma se manca il disegno di fondo, da questa situazione non ne usciamo, e in questo momento è particolarmente, paghiamo l'inesperienza di chi ci amministra, perché pur mettendoci grandissima buona volontà, però riscontriamo poi questi limiti nell'amministrazione quotidiana. Il programma, cosa dire, stanno facendo quello che avevano detto che dovevano fare, cioè molto poco sotto questo aspetto, e su tanti aspetti neanche quello, perché ricordo che l'aspetto più interessante del loro programma poteva essere quello del reddito di cittadinanza. Sul reddito di cittadinanza io per primo ho dichiarato, noi, se loro riescono a reperire le risorse, io per primo, cioè per primo ancora il consigliere che poi rappresenta ed è il movimento, lo appoggeremmo immediatamente, perché sicuramente è una misura che in una situazione di difficoltà economica come quella odierna, certo, sarebbe di grande aiuto. Però quando si propone una cosa poi la si deve fare. Ad oggi non abbiamo neanche una tempistica, ripeto, ammesso che si possa fare, io me lo auguro che si possa fare, perché non voglio fare la parte dello scettico a prescindere, però con i dati di bilancio che abbiamo mi pare difficile, ecco, mettiamola, non parliamo di impossibilità, però mi pare molto molto impossibile. Allora, su questo anche nei giorni scorsi abbiamo avuto un incontro con l'amministrazione, dove abbiamo presentato noi un documento all'amministrazione che abbiamo intitolato Per il bene della città, dove in larga parte abbiamo preso le loro stesse proposte del loro programma elettorale, e in buona sostanza abbiamo invitato a fissare delle cadenze, delle tempistiche per realizzare il programma che loro hanno detto. Più abbiamo aggiunto dei punti nostri, proprio per voler essere anche noi propositivi nei confronti della città. Pietro Palermo, tu la vivi di dentro, diciamo, questa situazione, dal punto di vista amministrativo, non solo politico. Sì, intanto io volevo ringraziare Pino, perché ci dà sempre la possibilità di parlare di Gran Michele. No, per me mi sembra normale. No, io, è giusto che lo dica, perché qualcuno prende... considera la presenza in una emittente libera offesa o lesa maestà. Quindi io, siccome noi veniamo qua a parlare di argomentazioni che riguardano la città, della pubblica amministrazione, dei problemi di Gran Michele, è doveroso ringraziare Pino Cascino, che ci dà ogni tanto... È una televisione che da quasi 40 anni è al servizio di questo territorio. Questo territorio non significa Caltagirone,
o Ramacca o Mazzarrone o Mirabello o Gran Michele. Voglio dire, ci siamo sempre stati, voglio dire, per cui non è nulla di nuovo. Lo so, ma io sentivo quindi, il dovere di esprimere questa... Per me è un dovere invece, questa almeno mia... per il mio programma. La televisione credo che faccia per quanto tanto. Riguarda la nostra città, il Gran Michele, non è il periodo di dare voti, ma siamo oggi al 20 maggio, 23 maggio, manca ancora la proposta del bilancio del conto consuntivo 2016 e il bilancio preventivo 2017. Questi due atti dovevano essere presentati entro il 31 marzo per il preventivo e entro il 30 aprile per il conto consuntivo. Quindi già questo registra, secondo me, che l'amministrazione è in difficoltà o in ritardo. Speriamo invece che a più presto vengano posti gli atti alla Commissione. Io lo dico anche perché non solo non è stato passato per il Consiglio Comunale, non è passato neanche al vaglio della Commissione. Della prima commissione, commissione di cui mi onoro di presiedere. Sei tu il presidente della prima commissione. Sì, finanze. Commissione, bilancio, tributi, finanze, eccetera. Sì. Quindi stiamo aspettando la proposizione di questi atti. Siamo preoccupati, io sono preoccupato, perché ricordo a me stesso che il precedente conto consuntivo è stato chiuso con un avanzo, anche se c'è una situazione debitoria che andrà avanti per anni del comune, ma c'è stato un avanzo che ha permesso alla città di Gran Michele di fare una piccola manutenzione delle strade. Quello è un avanzo. Famose 300.000 euro circa, no? Sì, 380.000 euro quello che era. Per le strade. Ci sono stati alcuni atti che hanno permesso, ma no, questo non è, come dire, non è farina del sacco di questa amministrazione, siamo un proverbio nostro locale, ma è il lavoro di chi è stato in precedenza a governare Gran Michele. Per quanto riguarda l'azione amministrativa, siamo chiamati sempre in estremis ad approvare atti, mi riferisco alla tariffa sull'acqua, la tariffa sull'acqua che per quanto riguarda l'anno 2016 non è stata fatta, non è stata proposta, ma per il 2017 ci siamo arrivati e i consiglieri comunali hanno fatto secondo me bene a permettere all'amministrazione di approvare di fare approvare a chi sostiene l'amministrazione, ovvero i quattro consiglieri comunali dei 5 Stelle la tariffa, ma diverse criticità che a breve cercheremo di correggere. Faccio un esempio banale: nel regolamento, nella tariffa, nel regolamento idrico, nel regolamento è prevista che quando ci sono disfunzioni, cioè, ovvero non arriva l'acqua a casa dei cittadini di Gran Michele, il servizio autobotte è a pagamento. Questo il sottoscritto in commissione assieme ai consiglieri comunali lo abbiamo, come dire, già sottolineato che si deve correggere. L'amministrazione era consapevole di questa cosa, perché è stato approvato questi provvedimenti prima di passare al Consiglio Comunale, sono stati approvati dalla Giunta. Cosa dico? C'è distanza fra i bisogni dei cittadini e gli atti amministrativi. Noi in Commissione speriamo all'unanimità di trovare un emendamento per ovviare a questo nel più breve tempo possibile, ma evidenziamo che questi atti vengono portati in ritardo all'ultimo momento, perché poi ci sono queste scadenze sono dettate dalla legge, perché si devono fare entro i termini previsti dai bilanci di previsione, e quindi abbiamo dato la possibilità all'amministrazione di fare gli atti propedeutici per la predisposizione del bilancio preventivo. Dico un'altra cosa, la Commissione ha licenziato quattro proposte di delibere, sempre propedeutiche al bilancio: il piano delle alienazioni e valorizzazione del Comune di Gran Michele, l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione,
un regolamento per gli immobili del comune di Gran Michele, poi c'è un'altra delibera che non ricordo, sempre proprietaria al bilancio. L'abbiamo approvata in commissione, abbiamo dato parere in commissione oltre 15 giorni fa, non ci sono segnali di vita. Si può convocare il Consiglio Comunale per approvare questi atti, ma non c'è segnale di vita, non siamo stati convocati nemmeno in conferenza dei capigruppo. Sul piano delle annessioni, che è un atto importante per la predisposizione del bilancio, c'è una novità: il parco della Finocchiara. Cioè dismettere alcuni. L'alienazione significa dismettere alcune proprietà del comune, sì, per mettere queste voci nelle entrate. Sì, o valorizzare. C'è una novità, che è il parco della Finocchiara. Questo parco della Finocchiara è stato inserito grazie ai consiglieri di minoranza, di cui primo firmatario è sottoscritto. L'unica novità nel piano delle alienazioni è questo progetto, che è stato proposto dai consiglieri Palermo, Bellino, Modica, Aiello, Ascire, eccetera, eccetera, e tutti gli altri, scusate se non li cito tutti. Quindi si vede, a mio modesto parere, che non c'è un progetto di sviluppo di questa città, perché se tu in un documento che secondo me è importante proponi quello, anzi hai tolto qualche immobile e c'è solo quello proposto dalla minoranza, significa che c'è poco. Quindi noi siamo in Consiglio Comunale, fino adesso abbiamo avuto un atteggiamento responsabile nell'interesse della città. Ricordate la Presidenza del Consiglio, il bilancio, gli è stata data la possibilità di votare, il regolamento, eccetera. Quindi c'è tutta una serie di atti. Ora passiamo alla seconda fase, che è quella che il Consiglio Comunale, secondo me, si deve prendere l'onere e l'onore di governare questa città. Perché in questo momento? Secondo me c'è molta assenza, a partire dal bilancio di previsione, a partire anche dal piano delle alienazioni. Noi con i consiglieri comunali ci metteremo presto al lavoro per presentare degli emendamenti per migliorare nell'interesse della città il piano. Però quello che stai dicendo è come se tu stessi avvertendo che il Consiglio Comunale, seppur maggioranza in Consiglio, e che quindi dovrebbe dare per il ruolo che ha l'indirizzo all'amministrazione, ecco, non sta svolgendo questo ruolo. Non, è in parte così. È in parte così. Ferma di qua, è stato, è sta, il Consiglio Comunale ovviamente ha quasi un anno dell'elezione del sindaco, ha aspettato che come dire, gli attori. Quindi diciamo che ora al giro di boa praticamente il Consiglio dovrebbe entrare nella pienezza del Dobbiamo cambiare il registro. Noi continuiamo, ho bisogno di 2 minuti di orologio di pausa per un'informativa che riguarda anche il comune di Gran Michele. Sapete che dal 1 giugno i comuni di Caltagirone, Gran Michele e Ramacca, in questi 3 comuni comincerà la raccolta porta a porta, quindi spariranno i cassonetti e ci sarà la differenziata. 2 minuti di orologio, siamo qui in diretta con gli amici Piccolo, Specchiale e Palermo. Ci vediamo dopo.